Salve a tutti da Titan89, benvenuti nel DLC di Gladius. Siamo al nostro personale terzo episodio, quindi più o meno avrò giocato una cinquantina di minuti su questo titolo, non di più. E dobbiamo proseguire con la missione Conosci il nemico, conosci te stesso. Entra nella sala del giudizio. È da un po' che c'è questa missione, evidentemente è una delle più lunghe, quindi coda di Fenice. Dobbiamo ragazzi andare a incontrarci con Gilgamesh. Qua sotto c'è qualcosa di... Ecco, un baba. Bene, bene. Prendiamoci un attimo questa robetta qui. Andiamo a dialogare con un baba. E calmo, calmo. Fatti un attimo. Dialoghiamo così, dialoghiamo. Maledetto a te. Adesso una furia vandalica per gradire. Un baba mi pare leggermente più tosto, eh. Un baba è forte. Anche troppo forte. Cerchiamo di scappare un attimo. Ci sono altre colonne? In questo momento le gradisco. Sì, che stiamo facendo? Questo mi picchia. Fatti vedere un attimo, un baba. Oh, ho appena notato che sto morendo. Stavo tranquillamente scorazzando io. Mamma mia, sei potente. Oh, finalmente un po' di... Dobbiamo schivarlo in tempo, ragazzi, perché è molto resistente. Cavolo. E muori. Sì, a giramento, ma non vi sto togliendo quasi niente. C'è una tempesta, va, che la furia vandalica non mi stava piacendo tantissimo. Pozione, meno male che ne stiamo trovando ogni video una cinquantina di queste pozioni. Ecco, com'è che mi ha tolto tutta sta roba? Hai esaurito l'energia R2 e rianimati subito con un oggetto. Sì, lo so, cavolo, ho giocato tutto Final Fantasy. Che non giocavo da un sacco di tempo, però. E si vede. E si vede. Ecco. Maledetto! È fortissimo. Che mi stavo lamentando, ragazzi, che mi sembrava un DLC troppo facile. No, vabbè, adesso invece va benissimo. E questa è la difficoltà giusta. E muori. Cavolo. Ecco. E siamo a due code di Fenice, eh? Due code. E non stiamo... siamo appena a metà vita, bene? Dai. Dobbiamo schivare molto meglio di così, perché sennò... Le finiamo tutte. Io devo usare solamente per Gilgamesh. Fate un po' voi. Mamma mia. Ok. L'importante è non subire troppi danni. Qualcuno sì, va bene. Calmati un baba. Siamo sulle scale. E veramente schivarti sulle scale è una cosa orribile. Facciamoci un'altra pozione, che è molto meglio di sprecare una coda di Fenice. Aia, 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 ecco, lo sapevo che ci prendeva. Sì, vabbè, qualcos'altro? So, vuoi prendermi a calci? Vieni qua, vieni. No, perché? Perché? E muori, maledetto, muori. Ah, cerchiamo di schivarlo in tempo, vai. Giochiamoci a... No, 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 adesso diventa rosso. No, non ancora. Ok, l'ho parata. Ecco, ora diventa rosso, non va bene. Vediamo la falce orbitale, ma... Allora, a parte all'inizio che abbiamo fatto praticamente schifo, adesso più o meno ce la stiamo cavicchiando. Secondo me... No, ma perché? Non vedo niente, non vedo. Via, via, via. Questa è stata una stronzata, perché comunque la mappa fa cagare. Non è colpa mia. Se la mappa fa cagare. Oh, finalmente. Ah, no, pensavo fosse morto dalla scena. Uno scudo tra le fiamme. Ricevi la forza dall'altare. Sarebbe? Ah, ecco. Stava proprio qua.
Core, sei ancora qua? No, Core è momentaneamente scomparso. Now not but the final trial awaits you. L'aura che ora pervade la tua spada ti permette di contrastare quella di Gilgamesh e di infliggergli danni. Nice work. Maybe you've got what it takes after all. Maybe. But it ain't for you or me to decide. True. And the Blade Master is a more formidable foe than any you face thus far. Time to take a load off. Ok ragazzi, quindi non ci manca, non dovrebbe mancarci più nulla. Secondo me c'è una specie di mini boss e poi ci metteranno direttamente Gilgamesh. Quindi vediamo salvando a quante ore di gioco vado. 58 è più o meno. Credo che durerà un'oretta e mezza, due massimo. Well, what about you? I want to know what was going through your head back then. You that interested in me? I mean, you were a lot younger than I am. And a lot brasher, too, if you can believe it. Wouldn't listen to a single word anyone said. I thought I was invincible. No one could stop me. Until he cut me down to size. I was cast out in defeat, my hubris laid bare for all to see. You really are immortal, they said. And it stuck. That's rough. Still, you made it back alive, something no one else has ever done. And I respect that. Quindi per questo, vabbè, che lo chiamavano immortale, vabbè. Più o meno questo l'avevamo capito circa. Vabbè, io ho salvato, siamo 60, diciamo 60 minutini dalla. Come here to die, have you? You looking to die again? You amuse, but do not impress. You lack his conviction. Whose? He who traversed these caves some 30 years ago. Turning a deaf ear to our wails and wishes, he proceeded unfazed, eyes ever forward. Yet he proved powerless before the general, cast out in defeat. If even he could not succeed, I see no hope for you. Ok, ovviamente c'aveva con Cor. Claris would have tried to stop you, you know. Just like he tried to stop me. All those years ago. How come? Because one aspiring to the role of King's Shield can stake his life for none but his liege. Not even for himself. Do you dare risk all for naught in return? His words stayed with me. And he was right. I barely made it back with nothing to show for it. So you're gonna stop me? No, I won't. But I will warn you one last time of the danger you're about to face. Just like your father warned me. Once you set foot through that door, there's no turning back. And no one to help you if you fall. One false step and it may prove your last. I'll be fine. Maybe I'll come back with a souvenir. Just come back alive. Be safe, Gladio. Oltre la consapevolezza, affronta Gilgamesh, ragazzi. Quindi dovremmo stare alla fase finale. Innanzitutto ci prendiamo questo oggettino. Coda di Fenice, buono perché non siete due contro Humbaba. Presence. You better be ready for me.
Eccolo. E lui? Aspetta, che cosa c'è qua a sinistra? Ditemi che ci sono altri oggetti, perché non vorrei che fosse troppo difficile. Non c'è niente. Ah, Gilgamesh, vedo che collezioni un po' di spade qua. Vengo un attimo a parlarti. I'm here. Brandishing your brute force. Yeah. Let's see if you can handle it. Partiamo subito. Allora, Gilgamesh, vediamo quanto tolgo. Ah, ok, adesso finalmente qualcosina te la sto togliendo. Aspetta. Poveretto, anche con una mano. Ma non è che gli ha tagliata core? No, 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 rosso no, rosso no. Rosso è brutto. Rosso vuol dire brutto, eh. Ah, per ora mi sembra tranquillissimo. Vabbè, finché non me le para tutte è tranquillissimo. Cazzo, aspetta un attimo. Gladio, curati. No, 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 che cos'è quella roba? Mamma mia, non so cosa ho schivato, ma ho fatto bene. Oh lì. Ma però è tranquillissimo. No, pensavo di averla schivata. Vabbè, cerchiamo di massacrarlo un altro po'. No, io voglio che mi spieghi chi ti ha tolto il braccio, comunque. Dai. Ah, ok, che fortuna. Sì, ma perché dovrebbe... Facciamo una bella tempesta se riusciamo, va? Mamma mia, come l'ho sprecata! Non è... Non è bello, ragazzi, leggere e combattere, eh? A volte... Anche perché tra la musichetta e tutto non riesco nemmeno a sentire bene l'inglese, quindi non posso nemmeno fare un tentativo. E Gilgamesh, non pensi di stare esagerando adesso? Che tutta questa foga. Vabbè, non è... Per ora non è un combattimento che mi sta molto interessando, eh. Doveva essere fatto meglio. Countless disappointments have been around here. And so shall you. No. I didn't come here to die. I came here to prove to you I'm worthy. Ok, mostriamogli che siamo degni. Vai, Gilgamesh. No, 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 no. Vabbè, stavolta bella gran pozione, non me la scansa nessuno. Stai calmo che stai a metà vita. Siamo lì lì per finire. Falcia orbitale, tra poco la carichiamo del tutto e ci buttiamo nella mischia. Aia. Più o meno devo fare... Ah no, questa è brutta, questa è brutta. Ok, l'ho scansata. Tempesta, è un altro po' più carico, che stavolta facciamo la roba vandalica. No, 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 no. Ecco, mi ha preso in pieno. No, no, no. Cerchiamo sempre di scansarlo finché è possibile. Furia vandalica è pronta. Usiamola. Grande che vulnerabile. Vai, 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 vai. No, no, è finita già. Beh, quasi. Io non so che cosa puoi altro fare, Gilgamesh. Sicuramente avrai una trasformazione, perché per ora sei stato banale. Aia, aia. Questo è un poco banale. Ah, che palle. Ah, adesso lo scansiamo un attimo. Ecco, meno male, perché se non morivamo. Una bella pozioncina non ce la toglie nessuno. Anzi, facciamo una falce orbitale. Manca un niente, ragazzi. Manco tipo 10 colpi. 3, 4, anche meno. 5, 6. You are strong. Yet so long as fear binds your heart, the power you possess is wasted on you. Bene, il riscaldamento è finito. E che assi nella manica abbiamo, Gladio?
se me lo fai sapere anche a me, perché lui mi sembra molto più sgravo. Io mi arrenderei Gladio, perché è veramente tostino. Danni per due? No, dobbiamo assolutamente sfruttarli. E non li sfrutteremo mai, è fortissimo. Dai, dai, per due, per due, per due. Ci servono questi danni, ci servono. Vai così. Vai così. Ok, bella scansata. Ah, con i danni per due riusciamo a togliere qualcosina, quantomeno. Se no, veramente era una cosa da bestemmia. Ma non ti mettere a parare, che palle. Ecco, perché non paro io, magari? Che fortuna. Siamo tornati con i danni blasfemi adesso. Allora, vorrei tanto avere anch'io quelle armi fighe che ha lui, ragazzi, eh. Aia. Vabbè. Una pozione, ma ragazzi, stiamo finendo tutto. Mi dispiace, ma io la vedo malino. Facciamo... No, perché l'ho sprecata? Abbiamo finito le gran pozioni. Allora, cerchiamo di schivare in tempo, perché sennò non si vince. Appena detto schivare in tempo, siamo morti. Cazzo, cazzo, cazzo. È buono, maledetto a te. Non c'è più gran pozioni? E allora una pozione ci deve bastare. Scansati. Ha quadrato in tempo, quadrato. E io ho fatto quadrato in tempo, non ho fatto rotondo in tempo. Dai, rifallo, rifallo. No, 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 rosso no, rosso no. Ecco. Quando ti finisce. Danni per tre comunque, eh. Buono. Dobbiamo sfruttarli tutti questi danni per tre. Falcio orbitale. Ecco la cicatrice. Gli siamo a buon punto. E no, per due adesso. Che palle. Fermo, che stai facendo? Non lo so. E non mi piace. Che palle, mi ha fatto perdere un sacco di tempo per la paura. Come hai fatto a prendermi? Stavo scansando sempre. No, stavolta, dai, stavolta t'ho parato. Sì. T'ho parato il cavolo, t'ho parato. Danni per tre di nuovo, buono. Scansati. Quei danni per tre forse ce la facciamo, a fare un po' di casino. La penultima coda di Fenice, devo stare molto attento adesso. Dai, dai, triangolo, 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 veloce, 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 veloce. Grande. Quanto siamo? 4400 vita. Che brutto colpo. Abbiamo solamente una coda di Fenice, però abbiamo un po' di pozioni, quindi cerchiamo di utilizzare magari quelle se stiamo malaccio. Ecco, tipo adesso. No, no. Ok. Dai che è finita, dai che è finita, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta forse. Mi sento di dire che questa ce la portiamo a casa. No, per... Oh, che bella scansata. Ultimi colpi, manco due colpi. Zero colpi. I kneel before no man. Not exactly the souvenir I had in mind. It took me a while, but I realized something. You're right. I am afraid. Afraid of accepting the fact that maybe I'm not really cut out for the job I'm expected to do. But hey, at least I'm not walking away empty-handed. I'd better get going. I may be all muscle and no metal. But I'm gonna keep protecting Noct. The only way I know how. Spoken like a true shield of the king.
Fear and doubt beget death alone. He who averts his gaze from his own faults cannot himself a true shield call. But you, having made peace with your inner self, have proven you are worthy. The Chosen King should be so fortunate as to have a man like yourself serving at his side. You mean... And with this glaive, I entrust my power to you. Where did you... Taken from the young man who impressed me with his strength of will. It was with this very blade he stole from me my arm. But... I can't accept this. If he still walks among the living, a man of his mettle will have doubtless transcended attachment to mere material possessions. You're probably right. In that case, don't mind if I do. Now, hasten forth, with mind unclouded by doubt and will unmoved by fear. The last king of Lucis is ill-fit to fight without his shield. Thanks again. You made it. Sure did. And so quickly. I'm impressed. Brought this back with me too. Figured you might get a kick out of it. I wondered where I put that thing. Keep it. Makes for a better souvenir than that scar. You know, he mentioned he lost his arm in battle with a real hot-headed young guy back in the day. That's so. Whoever it was left a lasting impression on him. Talked about how the guy had the strongest will he'd ever seen. Takes more than will to complete the trial. You need to wield your weapon with a primal finesse. If you fail to prove your might, you get cast out empty-handed. I don't know. He didn't seem to think the guy would let it bother him. Said the guy's too old to care about material things anymore, if he's still alive. Gladio. Huh? I hope you feel more confident in light of your success today. Few men can lay claim to such an accomplishment. Not even Kor the Immortal. Yeah, but I didn't earn myself a badass nickname like he did. Still... I'm glad I went through with it. I can finally say I'm truly ready to fulfill my duty. Good. Well, I guess this shield better mosey on back to his king. Wouldn't want him to get scared without me. Ok ragazzi, diciamo il DLC vero e proprio dovrebbe essere finito, poi dovrebbero esserci sottomissioni in cosette varie, non lo so ancora perché devo analizzare. What do you think? Very perpendicular. Really compliments the one you got when you saved Nock from that bully. Yeah. Only difference is this time I ended up taking a pretty bad beating too. Not unlike the licking the marshal received back when he was a lad. Must have had a lot of guts to go up against Gilgamesh back then. Yeah, Dad said he used to be a real firecracker. The more you know. If the Blade Master sequestered himself during the Founder King's reign, then he's haunted those halls for some 2 millennia. That's a long time. All those years waiting for the Chosen King to arise? You sure know how to take your sweet old time. What can I say? I'm worth the wait.
Give me a break. And I as well. Just because you got a shield to protect you now doesn't mean you get to slack off. But if you do, I'll be ready. Finito, finito ragazzi, DLC che è durato probabilmente sull'ora e 15 come storia in sé, non mi è troppo dispiaciuto. Comunque adesso vediamo se c'è qualcos'altro magari da vedere ragazzi, faccio qualche taglio se c'è robaccia che è inutile da vedere e metto tutto ciò che concerne i video come questo. Trofeo guadagnato scudo reale, modalità standard, 1 ore e 15 come avevo detto. E vuoi condividere il testo finale? No. È stata sbloccata la modalità l'ultimo sangue, è stato sbloccato il confronto marziale, puoi usare la katana di Genji nel gioco principale. Hai appreso permanentemente doppia maestria. Hai appreso doppia maestria, una tecnica speciale da sferrare con triangolo dopo furia vandalica. E niente ragazzi, quindi il DLC diciamo che è completato, ci saranno queste altre cosette da poter fare che credo siano anche dei trofei. Noi ci vediamo nel prossimo video, credo che forse approfondiamo un altro po' questo DLC. E un saluto da Titan89 e alla prossima!